ritrovati cari amici della cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi faremo insieme una buonissima marmellata di fragole 100% naturale e dopo faremo anche un buon dolcino con la marmellata che andiamo a realizzare. Per fare questa marmellata abbiamo bisogno di 3 ingredienti: 2 kg di fragole, ne vedete un po' meno perché io già mi sono portata avanti col lavoro, 800 g di zucchero e 2 limoni, nulla di più. La prima cosa da fare però è mettere dell'acqua a bollire, io già l'ho messa lì sui fuochi, per andare a sterilizzare i nostri barattoli. Barattoli che devono essere prima ben accuratamente lavati. Io vi dico la verità, spesso e volentieri riutilizzo quelli che mi trovo in casa. Andiamoli a mettere nell'acqua che bolle. Andiamo adesso a preparare la nostra marmellata. La ricetta della mia nonna prevedeva una lunga cottura, ma una lunga cottura porta lo zucchero a caramellarsi, quindi la marmellata tendeva a diventare un pochino scura. Quindi cosa ho fatto? Ho provato una nuova ricetta che prevede però 2 fasi. Una prima di macerazione in frigo, lunga tutta la notte, quindi vi consiglio di farlo la sera, e una seconda poi di cottura sui fuochi. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo prima a preparare le fragole. Io le ho già lavate. Togliamo ovviamente il ciuffetto e tagliamo a 4, poi dipende da quanto sono grandi. Se vi piace che nella marmellata si sentano un po' i pezzetti di fragola, non fate i pezzettini troppo piccoli in questa fase. Io mi sono già portata avanti con il lavoro, però vi mostro ora tutto il processo prima della macerazione in frigo. Tagliamo quindi tutte le fragole a pezzettini, andiamo poi a mettere la buccia del limone, è ricca di pectina che serve a far condensare la nostra marmellata. Andiamo poi ad aggiungere il succo di 2 limoni, se biologici ancora meglio. Non fate cadere dentro gli ossicini. E poi andiamo ad aggiungere una parte dello zucchero, 300 g di zucchero. Andiamo a mescolare. A questo punto copriamo con la carta pellicola e mettiamo in frigo a macerare per circa 7-8 ore, tutta la notte. Fatelo di sera e poi la mattina potete fare la marmellata. Trascorso il tempo di macerazione in frigo, questo sarà il risultato. Eccolo qui, pieno di sugo. A questo punto dobbiamo dividere le fragole dal sugo. Prendiamo un tegame così bello ampio e basso e un colapasta. E andiamo a dividere il sugo che mettiamo in pentola dalle fragole che aggiungeremo successivamente. Togliamo anche le bucce di limone. Adesso andiamo ad unire i restanti 500 g di zucchero al sugo delle nostre fragole ed andiamo a far addensare sul fuoco.
Quando inizierà ad addensarsi il sugo, unite anche le fragole. E alziamo un po' la fiamma. Come vedete, al momento ho due pentole sul fuoco. Perché? Perché il mio tegame non era sufficientemente grande per poter bollire 2 kg di fragole. Infatti, se anche voi non avete un tegame abbastanza ampio, potete fare metà dose, quindi 1 kg di fragole, 400 g di zucchero e un limone. O, ad un certo punto della cottura, dividerlo in 2 tegami. La marmellata a me sembra pronta, sono trascorsi circa 20 minuti. Prima di spegnere facciamo la prova piattino. È densa al punto giusto, quindi possiamo spegnere e procedere con preparare le nostre conserve. Facciamo raffreddare giusto un minutino e andiamo a riempire i nostri barattoli. Non vi preoccupate se si sporcano, poi li possiamo pulire dopo. La cosa importante è metterli immediatamente a testa in giù per fare il sottovuoto. Trascorsi 10 minuti li possiamo anche girare e faranno il classico clack di quando va sottovuoto. Due cose importanti voglio dirvi: quando fate l'armata di fragole dovete usare sempre fragole di stagione che siano belle mature. E un'altra cosa importante: non va mai diminuito lo zucchero nella dose che vi sto dando. Se vi piace più dolce lo potete aumentare, ma non si diminuisce poiché lo zucchero è fondamentale per la conservazione della marmellata. Adesso andiamo a preparare i nostri barattoli con un po' di fantasia. Per riconoscere le marmellate solitamente io metto il colore in base al frutto che c'è all'interno. Ed ecco a voi la mia marmellata 100% naturale. La marmellata si conserva in dispensa, ma una volta aperta va conservata in frigo. Per realizzare la marmellata di fragole abbiamo bisogno di 2 kg di fragole, 800 g o poco più di zucchero e 2 limoni.